Sai, mamma, ora che Jess si è laureato e ha trovato un lavoro, non abbiamo più tanto tempo per stare insieme. Beh, dovresti essere contenta. Al giorno d'oggi non è molto semplice trovare lavoro appena laureati. E poi non lavorava anche prima in caffetteria. Sì, ma prima era un part-time, era diverso. Già. Hey, girls! Eh? Guardate un po' qui chi si rivede! Oh mio Dio, Jenny, ma tu sei... incinta? Sorpresa! Oh, vieni qui, fatti abbracciare. Congratulazioni, Jenny. È una femminuccia. Oh, mamma. Ma perché non mi hai detto niente tramite Skype? Beh, volevo farti una sorpresa. Sono tornata a Filadelfia perché volevo assolutamente fare la festa del baby shower con le mie vecchie amiche. È un'idea grandiosa. Già, io vorrei farla oggi pomeriggio perché domani devo ripartire. Il problema è che io ora alloggio presso un hotel. Non ho più una casa qui e mi servirebbe un posto dove farlo. Che ne dite di casa vostra? Mi dispiace, Jenny, ma oggi pomeriggio a casa nostra ci saranno tutte le amichette di Emma. Oh, caspita, mi dispiace. Sarebbe stata una location ideale. Dove altro potremmo farla? Io un'idea ce l'avrei. E tu, Kate, cosa mi hai regalato? Adesso vedrai. Questo è un marsupio porta bambino. Wow, che bellissima idea! Oh, queste ragazzine mi fanno venire un mal di testa. Senti, Kate, ma tu quando è che ti sposerai? Eh? Ops, ho rovesciato l'acqua. Stavamo dicendo? Hai chiesto a Kate quando si sarebbe sposata. Giusto. Allora? Beh, ecco, io... mi sembra un po' presto. Ma guarda te, questa che idea sta facendo venire in mente a mia nipote. Qui urge il mio intervento. Ma dai, Kate, sei tu che ti fai mille paranoie. Guarda che per organizzare un matrimonio ci vuole almeno un anno. Tu quest'anno frequenti l'ultimo anno di università e finiresti in tempo per il matrimonio. E Jess, come mi hai detto tu, ha già un lavoro. Che problemi ci sono? Beh, ecco, sì, forse hai ragione tu. Inoltre Jess si è già esposto, le ha già fatto la proposta di matrimonio. Anche se lei ha rifiutato temporaneamente. Cosa? Già. Beh, allora è questo il momento di dire sì. Oh, bene, io direi che è ora di sbaraccare tutto, eh. Ma Henry, qui non abbiamo mica finito, eh. Mi dispiace, ma il tempo è scaduto. Non ti preoccupare, ti farò recapitare tutti i tuoi regali in hotel. Beh, io direi che è ora di alzare i tacchi. Ma io devo ancora consegnare il mio regalo. Glielo darai dopo. Ma... Sia. Arrivederci, bella festa, eh? Ehi, hey Kate, non ti sarai mica fatta abbindolare dai discorsi di quella, vero? Beh, ecco... Henry, perché hai cacciato in malo modo le ragazze? Perché Jenny stava cercando di convincere tua nipote a sposarsi. Cosa? E guardando il suo sguardo perso nel vuoto, credo che ci sia riuscita. Ma, Kate, è vero? Beh, diciamo che se prima lo escludevo del tutto, ora sto valutando l'idea. Quella Jenny non mi è mai piaciuta. Henry... Wow, stasera le stelle sono veramente belle. Ehi, che hai? Mi sembri silenziosa. Beh, ecco, oggi Jenny mi ha fatto pensare e capire delle cose. E cioè? Beh, mi ha detto che tu hai già un lavoro e che l'anno prossimo anch'io avrò finito la scuola e potrò lavorare. E che quindi... Quindi? Dai, non fammi venire l'ansia. E che quindi l'ipotesi matrimonio non è poi così impossibile. Cosa? Dici sul serio? Io adoro Jenny. Guarda che però io aspetto la proposta di matrimonio ufficiale in grande stile. Sarà fatto. Henry, si può sapere che cosa fai di... Sto pensando a Kate. Ho paura che faccia la scelta sbagliata. Henry, Kate ha 20 anni. È maggiorenne e può decidere autonomamente della propria vita. A me sembra ancora così piccola. Henry, ti ricordo che noi due ci siamo sposati a 20 anni. Sì, ma che c'entra? Io a quell'età ero già maturo.
Ma che dici? Non sei maturo neanche adesso. Cosa? Ti faccio vedere io adesso. Eccomi qua, no, non prendimi più in giro, sai.